feedback, qual è la situazione e quali i risultati di questa giornata, quindi le criticità da affrontare e verso cosa stiamo andando per il 2023. Sono emerse le criticità per la filiera del pomodoro e industria di questo piano strategico nazionale della PAC 2023-2027, in particolare non ci soddisfa il livello economico riconosciuto come aiuto accoppiato in Italia per i produttori di pomodoro, è importante che ci sia, ma l'importo è molto basso, mentre la Spagna, il nostro principale competitore in Europa e nei mercati internazionali, ha riconosciuto per la stessa voce una cifra, un importo esattamente il doppio di quello italiano. Abbiamo poi chiesto di poter creare le condizioni perché gli agricoltori produttori di pomodoro possono beneficiare degli ecoschemi. Questi ecoschemi presenti nel piano strategico nazionale sono inaccessibili per i produttori di pomodoro. Abbiamo chiesto che almeno su uno di questi si creino le condizioni perché anche i nostri produttori possano usare questa risorsa aggiuntiva che può compensare quello che perderanno non essendoci più il greening e non ed essendo anche tra coloro che lasceranno sul campo una quota importante di titoli PAC fin qui ottenuti. Abbiamo visto che i margini di manovra non sono proprio tantissimi, in particolare abbiamo l'ecoschema 4. Cosa prevede l'ecoschema 4 e quale possibilità concreta c'è per i produttori di pomodoro di accedere? L'ecoschema 4 prevede lo sviluppo delle foraggere nelle coltivazioni che hanno la rotazione. Come molte altre culture, anche per il pomodoro c'è il vincolo della rotazione, ogni un ciclo pluriennale. Noi chiediamo insomma, di creare le condizioni perché chi fa pomodoro, osservando il disciplinare di produzione integrata, quindi a minimo impatto ambientale o biologico, possa beneficiare nell'ambito delle rotazioni che si fanno ordinariamente di questo premio aggiuntivo ad ettaro. Abbiamo l'innovazione tecnologica che potrebbe aiutare, degli strumenti che sono anche finanziari esterni alla PAC. Ci sono delle possibilità da utilizzare al di fuori anche della PAC o anche all'interno della PAC. Cosa si può fare? Cosa possono i produttori fare per sfruttare al meglio quello che già c'è? Beh, intanto i produttori organizzati in organizzazioni di produttori, in OP, possono beneficiare dei contributi europei previsti dall'Organizzazione Comune di Mercato Ortofrutticolo che finanziano al 50% i loro programmi operativi annuali. In questo ambito una quota va obbligatoriamente riservata alla ricerca e alla innovazione. Se si creeranno le condizioni perché queste risorse vengano indirizzate a progetti veramente impattanti e possibilmente anche coordinati a livello del Nord Italia, io credo che si aprirà una pagina nuova con risultati assai interessanti per avere varietà di pomodoro resistenti al cambiamento climatico e alle nuove malattie delle piante.